proprio per questa sera, è un titolo vacante, se vogliamo, perché questo dei 62,2 kg è da assegnare. Ed ecco entrare lo sfidante con l'inno che scorre, Alessandro Riguccini, accompagnato dalle note dell'inno di Mameli ed il tripudio della folla del Palazzetto dello Sport di Sansepolcro, che naturalmente lo accompagna. Il gruppo musici dell'Associazione dei Balestrieri di Sansepolcro, del gruppo Balestrieri di Sansepolcro, e adesso il quadrato, inquadrato, il gioco di parole ci sia concesso, con Gocic ed il suo allenatore, che ascolta il proprio inno nazionale. Per quanto riguarda il Palazzetto dello Sport, circa 500 persone ad assistere a questo mondiale, è sicuramente un bel vedere per quanto riguarda un avvenimento, quello della box o comunque della kickboxing, che a cui raramente possiamo assistere poi addirittura in occasione del mondiale. Momento di grande esaltazione, mano al cuore per l'allenatore e per Alessandro Riguccini, che si appresta al massimo della concentrazione prima dell'inizio del match. E eccoci qua. Dunque, Lorenzo Roggi con noi, Catman innanzitutto. Che cos'è il Catman? Beh, il Catman è la figura professionale che sta all'angolo e si occupa della parte sanitaria di colui che combatte. Ecco, tu avrai anche il compito di illustrarci quelli che sono i colpi, perché come vediamo subito da questi scambi iniziali, naturalmente non è solo box, ma qui si possono usare anche le gambe e i piedi. Assolutamente sì, diciamo innanzitutto che di fronte troviamo due grandi atleti, Gocic è già campione della Serbia, campione dei Balcani e vice campione europeo, Alessandro Riguccini ha una lunga carriera sia nella kickboxing che nella full, è già due volte campione del mondo, ha fatto un buon numero anche di match come dilettante nella box e poco più di un mese fa è esordito come professionista nella serata, era il sottoclou del titolo italiano di Adriano Nicchi. Cosa importante da dire, quella sera Alessandro pesava quasi 8 kg più di oggi, quindi un grandissimo lavoro, perché in un mese e mezzo è riuscito a perdere 8 kg rimanendo assolutamente in forma e conservando sia la forza che l'esplosività. Se mi concedi una battuta, verrò anch'io a prepararmi insieme a te per raggiungere questi eccezionali risultati. È tutto merito suo e della sua grande costanza. Volevo farti un'altra domanda, anche se abbiamo già visto e sentito gli applausi che hanno accompagnato lo scambio di colpi di Alessandro, che sì, è partito subito molto determinato. Sì, sono partiti entrambi tenendo un ritmo abbastanza alto, la fase di studio è durata poco, insomma si è andati quasi subito al concreto con una serie importante di colpi. Alessandro ha cercato di colpire sia al volto che al corpo, sia con i diretti che con i low e i middle kick, cioè i calci bassi e i calci, ecco vedete ad esempio questo è un calcio basso, è rimasto sempre molto molto coperto, molto attento. Diciamo che il primo round è un round molto equilibrato, dove entrambi fanno vedere quanto sia la voglia di vincere sia dall'una che dall'altra parte. Ecco, volevo farti un'altra domanda, vediamo che Alessandro praticamente è piedi nudi, mentre il suo avversario Gocic ha una specie di calze elastico, comunque qualcosa del genere, è un supporto? Sì, in questo caso è consentita, anche perché vi posso garantire che il tessuto è leggerissimo, insomma si sta parlando di forse 50 grammi di stoffa, non fanno certo la differenza, è come se entrambi fossero a piedi nudi, insomma. Perfettamente. Un'altra nota importante, i guantoni con cui si combatte sono leggerissimi. Quindi ha dato un bel sinistro, Sì, assolutamente. Secondo me l'ha sentito. Sì. Guantoni da 8 once, quindi diciamo che i colpi che arrivano, soprattutto i pugni, insomma si sentono e si sentono molto molto bene. Ecco, perché c'è anche da spiegare questa particolarità tecnica, i guantoni possono variare. Variano a seconda dello sport e del titolo, in questo caso guantoni da 8 once sono veramente molto molto leggeri, ad esempio vedete questo bellissimo colpo portato al volto da Alessandro, siamo intanto alla fine del primo round. Io mi sentirei già di assegnare questo primo round ad Alessandro. È stato sicuramente un round molto equilibrato, ma Alessandro è già in vantaggio di un paio di punti. Ecco, esatto, questi punti, ecco, cerchiamo anche di spiegare ai nostri ascoltatori mentre seguono
le fasi salienti di questi 5 incontri. Abbiamo appena visto il primo, 5 round. Ci sono tre arbitri, mi sembra, tre giudici. Allora, diciamo che ci sono tre giudici a bordo ring che scriveranno il loro verdetto su tre diversi cartellini e un arbitro da ring che in questo momento è inquadrato. A lui il compito di controllare che non avvengano scorrettezze nel quadrato e agli altri quello di contare appunto i punti, ovvero ogni colpo che va a segno in modo regolare. Il colpo, per essere andato a segno, deve colpire o il corpo o il tronco o il volto dell'avversario, ovviamente non i guantoni e le difese, e deve essere un colpo regolare. Questo ad esempio era un colpo regolare di Alessandro al volto. Ecco, e quindi i giudici stanno attenti a che questi colpi arrivino a bersaglio. Esatto. E dobbiamo anche dire che insomma si è dato un gran da fare Alessandro Riguccini, gli vediamo anche nella schiena uno sponsor. Sì, insomma. Sì, si è dato veramente da fare, non soltanto da un punto di vista atletico ma anche organizzativo. Anche organizzativo, naturalmente. Alessandro Riguccini, calzoncini neri, Gocic, calzoncini rossi, che poi serbo, sfoggia da tutte le parti la scritta Vojvodina, quindi probabilmente è più della regione, sì, della Vojvodina. Sì, assolutamente. Ecco, era già a Sansepolcro da qualche giorno, avevamo assistito alle procedure di peso e quindi si è anche ambientato, insomma. Sì, probabilmente sei nello staff di Alessandro, quindi hai seguito tutte le fasi. Probabilmente sì, di solito si arriva in anticipo proprio per cercare di entrare anche in sintonia con il luogo che ci ospita il match. Credo che lui si sia preparato veramente in modo coscienzioso. Alle fasi di peso non c'è stato nessun problema per entrambi, erano tutte e due in categoria, erano tutte e due molto carichi e molto determinati. Ecco, anche adesso applausi, ma è passata la guardia con un destro, un diretto. Sì, adesso vedete Alessandro cerca di portare molti colpi dritti, abbiamo notato che... Esatto, era un colpo dritto. Sì, il serbo a volte tendeva a sbracciare, ad allargarsi un po', infatti molti dei colpi dritti, soprattutto i diretti destri e sinistri, quindi i pugni, sono andati molto molto spesso a segno. Questo ad esempio è un colpo non regolamentare. E l'arbitro infatti va subito a richiamare Alessandro. Esatto. Ecco, questo ha un valore dal punto di vista poi del giudizio? Se non c'è un richiamo ufficiale, quindi se l'arbitro non richiama ufficialmente il pugile, no, ti fa soltanto capire che devi combattere in modo più diretto, altrimenti ti viene tolto un punto dal cartellino. Ecco, vedete, questi sono tre colpi perfetti entrati tutti al volto. Quindi un match che insomma si sta dimostrando anche interessante dal punto di vista proprio della spettacolarità. Sì, è un bel match combattuto, vedete. Ecco, un altro sinistro, nessuno dei due si tira indietro, insomma, grande aggressività, grande voglia di vincere da parte di entrambi. Dobbiamo anche dire che c'è anche una certa differenza di età, perché il serbo ha 28 anni. Sì, il serbo ha 28 anni, ha sempre combattuto in questa categoria di peso, quindi sicuramente la conosce meglio. Per Alessandro è un'assoluta novità, anche nella box ha combattuto sempre in categorie superiori. Quindi per lui era anche un test, era un test due volte. Intanto finisce il secondo round. Ecco, secondo me, poi posso sbagliare, questo secondo round è stato forse più equilibrato, comunque leggermente in favore di Alessandro, però ho sbagliato. No, sì, sicuramente ancora siamo in pieno equilibrio. Ecco, che cosa gli sta dicendo Marco Consolati? Sta continuando a dire il tecnico di Alessandro di ripartire immediatamente, quindi di non, come si dice in gergo, di non fare rissa e quindi di mettere colpi precisi e andare via rapidamente. Stava continuando appunto a indicare come i colpi dritti, quelli giusti da portare, perché poi abbiamo visto che effettivamente erano i più efficaci. Ecco qua. I contendenti sono pronti per affrontarsi per questo terzo round. Esatto. Andiamo a vedere anche, ecco, questo vediamo round. Alessandro parte subito. Usa un calcio. Calcio alto, giustamente, ha provato a raggiungere il volto. Insomma, qui ci vuole, oltre che una tecnica di boxer naturalmente, anche un'agilità quasi da ballerino. Agilità incredibile, un ottimo senso dell'equilibrio, perché ci ricordiamo. Questa comunque è una disciplina orientale, oppure? Beh, la kick ormai è diffusa in tutto il mondo, però come tutte quante le discipline di combattimento dove si usano sia le gambe che le braccia, ha le proprie origini in quello che noi consideriamo, insomma, l'Oriente.
Ecco qua, adesso l'arbitro ha interrotto. Sì, ha chiesto di asciugare il ring, in quanto capita a volte che all'angolo ci rimanga dell'acqua per terra, insomma è pericoloso. Qualche goccia d'acqua. Sì, esatto. Ecco, adesso stanno usando molto le gambe entrambi, sì, gli atleti. Molto efficaci per entrambi. Alessandro sicuramente mostra una tecnica pugilistica superiore che gli viene anche dalla grande esperienza nel dilettantismo del pugilato. Continua ad attaccare, per esempio questo ovviamente non è un KO, in questo caso il pubblico se ne rende conto, l'atleta scivola semplicemente, perde l'equilibrio. Per esempio. Mi sembra che addirittura abbia voluto prendere la rincorsa, sì, sì, però sì. Alessandro è entrato con il sinistro. È entrato molto molto bene, sì. Quindi ecco, vedete, anche in questo caso anche, si scivola, è esatto. Scivolato anche il serbo, quindi... Ecco, qui c'è un scambio di colpi. Ha usato un pugno importante al volto, ma come avete visto ha incassato benissimo, anzi guardate la reazione che è immediata. Sì, è vero, è vero. Match si sta ancora un colpo, ancora il colpo di Alessandro, il match si sta ulteriormente riscaldando. Sì, i ragazzi hanno alzato il ritmo anche perché ormai siamo alla ancora metà dell'incontro, entrambi vogliono dimostrare di avere ancora energia sufficiente fino alla fine, quindi l'energia adesso viene scatenata, un'ottima combinazione di Alessandro che in questo momento difende, mantiene bene il centro del ring. Destro. Un altro colpo al volto, in questo caso era un calcio. E anche con un calcio poi, sì. Ecco, qui poi continua, prova... lo mette alle corde, un'ottima serie, vanno moltissimi colpi, vanno a segno al volto. Sinistro al volto. Guardate anche quanti destro. Colpi, ecco, in questo caso l'arbitro interrompe, ma Alessandro riprende immediatamente la manovra d'attacco. Sinistro e destro, una serie di colpi micidiali che il serbo però ha... In questo caso si vede che ha accusato, guardate, sta continuando a rimanere sulle gambe, ma Alessandro insiste in modo molto molto intelligente, sta dosando le forze, ha visto che non è... Secondo me sta provando a vincere prima del tempo. Beh, lui ha visto che il serbo non va KO, per una serie come quella che abbiamo visto prima le corde molti sarebbero andati giù, quindi sta continuando a fare un'ottima box, mette colpi precisi, chirurgici e se ne va. Non è caduto appunto nel tranello della scazzottata, come vedete. Ottimo colpo. Ecco, perché a questo punto quella gragnuola di colpi, se avesse fatto effetto, doveva essere immediato. Assolutamente sì, se il pugile non fosse stato un ottimo atleta sarebbe già andato a terra, quindi Alessandro ha riflettuto su questo e ha fatto la cosa giusta da fare. Comunque sta continuando a mettere una miriade di colpi. Di colpi, ecco, anche questo è un passaggio qui, tecnico molto importante. Qui si vede importante. In assoluto la totale supremazia di Alessandro che questa ha stravinto. Questa terza ripresa è incredibilmente a favore di Alessandro Riguccini, ed ora Consolati cosa gli dice? Sta continuando a dire 1-2 e vattene, colpi dritti e mantenere alta la guardia. Alessandro l'ha fatto, sta continuando ad andare benissimo. Anche perché oggi vedete che insomma ha accusato il colpo, nonostante sia ancora pienamente in facoltà. Naturalmente, ecco il pubblico che è presente a questa manifestazione, tra l'altro questo è quello in numero minore perché davanti alla nostra postazione, invece qui sotto di noi le tribune del Palazzetto dello Sport sono completamente gremite proprio di tifosi che sostengono a gran voce Alessandro Riguccini. Un gran bel match e inizia la quarta ripresa. Vediamo che cosa accadrà in questa quarta ripresa, mi sembra che comincino alla grande anche questa. Come vedete, insomma, lo stavamo dicendo prima, Gojic non è certo uno che si fa intimorire, nonostante l'impressionante numero di colpi che ha preso, ha ripartito come un leone, questo ci sta a dimostrare che il match l'ha preparato veramente veramente bene. Ecco qua, grande Alessandro intensità. Continua a cercare di far perdere l'equilibrio all'avversario con questi calci bassi che riesce, è un bel diretto al volto. Ecco l'arbitro che interviene, però mi sembra che seguano molto disciplinatamente. Sì, sì, sì. Le scorrettezze sono state veramente minime, comunque nessuna grave, sono scorrettezze tecniche. È vero, assolutamente, anche perché poi nella foga dei colpi può capitare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ricordiamoci poi che c'è in palio la cintura più importante, il titolo più importante che della categoria WACO, sì. La WACO Pro, quindi insomma la federazione sì, più importante, è la più prestigiosa, quindi ci sta anche che ci sia tanta emotività sul ring. Certo, è arrivato a toccare forse con il gomito
Alessandro, però insomma, ecco, vedete, questo non si può fare mentre, ecco, si lega quel colpetto che ha dato al mento, ecco, anche questo, sì, questa purtroppo è una scorrettezza abbastanza brutta, poteva stare anche, ma se ne accorge il pubblico, anche un richiamo ufficiale, sì, in questo caso. Però non sembra che Alessandro sia andato assolutamente a pregare il giudice, come non si è fatto intimorire, in anzi riparte subito, vede, con un destro, alza immediatamente il ritmo, sì assolutamente concentratissimo, insomma, lo vedete, non ha mai abbassato la guardia. In questo sport, ti posso chiedere, non mi pare che ci sia simulazione, anche questa è una scivolata? Assolutamente, in questo sport, negli sport da combattimento, ma in questi soprattutto, non si può mai far finta, tutto quello che vedete è quello che è. Ancora scambio di colpi, stavolta si è fatto male forse a un gomito. Ecco, questi sono entrati, bellissimi. Questo è un gancio sinistro? Sì, lo spinge via. Adesso Alessandro cerca di mantenere ancora la distanza, va a segno per due volte consecutivamente, il sinistro, Gocic che sta rallentando, sicuramente ha cominciato ad accusare, ne prende altri, rimane alle corde, guardate, non lega neanche, adesso sicuramente Gocic è veramente stanco. Ecco, quindi questo ci fa capire che nell'ultimo alla fine round, della quarta ripresa, sì nell'ultimo round avremo probabilmente noi più chance da giocarci, ancora più energia. Ecco, perché comunque nel minuto, nei 60 secondi in cui ci si mette a sedere, si mettono a sedere gli atleti, si recupera poco. Si recupera pochissimo, più che altro si cerca di rallentare un attimo e di ricominciare a ragionare, serve più per far ragionare il cervello che non per il recupero fisico vero e proprio. Un minuto è davvero davvero poco. Ecco qua, fasi finali di questo quarto round che i due atleti compiono in questo momento. Anche questa ripresa è a favore decisamente, di Alessandro. Anche questa ripresa decisamente, non sicuramente come la terza, però è stato più preciso sempre, sì. Alessandro, gli viene spruzzato qualcosa, vedi? È acqua, soltanto acqua. Sì, perché nonostante il clima, il palazzetto era da un punto di vista proprio climatico, era abbastanza caldo, quindi i pugili vanno... Ecco, il pubblico adesso abbiamo potuto vedere una parte, naturalmente. Sì, è stato, ecco, chi incita anche all'inizio di questa quinta ripresa a sostenere il campione locale, Alessandro Riguccini. Beh sì, è sempre importante avere lottare in casa e quindi avere il pubblico dalla propria parte, e Sansepolcro sicuramente non si è fatta attendere, erano in tanti. Inizia l'ultima ripresa, subito un colpo al volto, un altro bel sinistro al volto, sì, di Alessandro Riguccini. Andiamo avanti in questa descrizione, ecco, ottimo, quanto tempo dedica agli allenamenti Alessandro Riguccini? Beh, per questo mondiale si è allenato costantemente dal giorno dopo l'incontro di box fino a... Era novembre, mi pare, l'incontro di box, mi sembra. Adesso non mi ricordo. Vabbè, intorno alla fine dell'anno. Sì, esatto, ha avuto appena il tempo per recuperare le forze e salire sul ring. Ecco qua, questo è scorretto, sì. Infatti mi è bastato già seguire le tue indicazioni per capire che aveva dato un colpo in uscita. Ecco, è riprovato ancora questo, una volta, sì, questa sorta, sì, di rincorsa. Sono colpi molto spettacolari, ma che raramente sono efficaci perché sono prevedibili. Ecco, sì, sì, si vede che parte con quel salto, è più concreto. Alessandro, d'altra parte, è una raccomandazione che abbiamo sentito anche fargli da parte del tecnico Marco Consolati, poca spettacolarità ma molta sostanza. Sì, no? Sì, quando c'è in palio un titolo mondiale bisogna pensare a vincere, non a colpi spettacolari, e su questo Alessandro è stato davvero davvero bravo. Lo ha seguito, lo sta seguendo, insomma. Sì. Ecco. In questo momento Alessandro... Adesso vediamo ad esempio Gocic ha una piccola ferita al volto, lo zigomo modesto si è aperto e adesso ha accusato... Un po' di... No, quella non è una scivolata, ha accusato pesantemente adesso, il colpo, sì sì. Anche adesso... Si vede, questo lo posso dire francamente, che il match è stato preparato meglio da Alessandro, insomma Gocic non ha più energie, è praticamente fermo sulle gambe e cerca di limitare i danni, invece Alessandro sta continuando ad attaccare.
finire la benzina. Assolutamente, invece Alessandro sta continuando ad attaccare incessantemente. Sta provando a vincere il match, a concludere prima del suono del gong. L'arbitro però separa i due contendenti. Bellissimo anche questo. Mi sembra che Alessandro sia fresco come al primo gol. Assolutamente, assolutamente. Altri due colpi ancora perfetti, sì, sì. Stiamo andando, guardate, guardate che gol. Cosa riesce a prima fare, il corpo e poi guardate, al guardate ancora, che serie incredibile, impressionante. Incredibile. Sì. È proprio costretto sulla difensiva. Però non cede, non... No, è rimasto, ci ha provato fino all'ultimo istante. Non va giù. Assolutamente no. Non va giù. Ma sono questi gli incontri che sono belli da vedere, sono questi quelli che fa piacere vincere, perché anche sotto una gragnuola di colpi abbiamo appena vinto il titolo mondiale. Ne hai già convinto, dici. Sì, sì, siamo assolutamente convinti, insomma, non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi, aspettiamo soltanto il verdetto degli arbitri. Sì, una formalità. È una formalità. Poi sì, è veramente spettacolare questo incontro. Noi facciamo i complimenti al campione Alessandro Riguccini, che adesso dovrà ricevere la ufficialità. Ringraziamo anche Lorenzo Roggi che ha fatto il commento tecnico di questo bel mondiale che si è disputato al Palazzetto dello Sport di Sansepolcro. Adesso finalmente si può scaricare la tensione del match. Siamo in attesa dunque della proclamazione, anche se effettivamente questa, la terza e la quinta ripresa, sono state travolgenti. Sì, io credo che si possa dire che Alessandro ha vinto tutte e cinque le riprese, la prima e la seconda sicuramente di misura, la terza e la quinta sono state, c'è stato un divario impressionante. Ecco, mi ha già convinto anche Alessandro, vengono tolti i guantoni. Ecco, questo è il momento più importante, è il momento del verdetto. È il momento, sì. Quindi c'è la proclamazione del vincitore, si attende il collega Claudio Roselli che era a bordo ring, lo speaker ufficiale, lo ringraziamo, gli mandiamo un saluto affettuoso, anche lui grande amico di Alessandro Riguccini, sentiamolo. Per la terza volta. Mondo, per la terza volta, terza cintura. Grazie Lorenzo per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Ed un ringraziamento anche ai nostri telespettatori per questo grande trionfo di Alessandro Riguccini e complimenti comunque anche ad Alexander Gocic. Buonasera da Tevere TV.